L'inverno sta arrivando. Big Bad Boys, Mars Space. Signori, finalmente siamo qua con il barriera di ghiaccio. Let's go! Allora, andiamo a vedere subito il nuovo Brionac, che non so quando esce, perché gli altri supporti escono su Dual Terminal, no, Terminal World. Questo qua l'hanno annunciato come promo V-Jump, quindi non so quando e dove esce. Però bellissimo il nuovo Brionac che, non lo so, sembra tutto tranne che Brionac. Figo, molto figo. Allora, che cazzo hanno fatto con il nuovo Brionac? Praticamente è il vecchio Brionac riguardato, praticamente, perché è sempre livello 6, bla bla bla. Solamente che l'effetto non è lento, bensì è su evocazione. Se viene evocato sincro, puoi scartare una carta, targhetti una carta sul campo e la rimbalzi in mano. Poi, se questa carta è evocata specialmente... Oh, cosa ho letto? Se questa carta è evocata... No. Se questa carta viene evocata specialmente dal cimitero, puoi scartare una carta e targhettare una carta sul terreno, rimbalzarla in mano. Puoi utilizzare ogni effetto una sola volta per turno. Quindi è letteralmente Brionac 10 volte più forte, perché quando viene sincro... evocato, scarti una carta, rimbalzi una carta. Quando viene evocato dal cimitero, scarti una carta, rimbalzi una carta. E lo può fare tutte e due nello stesso turno. Quindi lui è un scarta due, rimbalza due. Ed è figo perché mi sono già spoilerato l'altro drago, ovvero Lancea, Dragonic Ancestor of the High Spirit Mountain. Madonna, quanto è grosso questo. Quanto è grosso, 3003, livello 10. Un Tuner Water e un non tuner monsters. Una volta per catena. Se il tuo avversario evoca specialmente uno o più mostri, puoi evocare specialmente un barriera di ghiaccio dalla tua mano, deck, extra deck o cimitero. Poi cambia. Poi ten. Puoi cambiare la posizione di un mostro in posizione di attacco del tuo avversario in difesa. Quindi una volta per catena. Se il tuo avversario evoca specialmente, tu puoi evocare un barriera di ghiaccio dalla mano, dal deck, dall'extra deck o dal cimitero. Però dall'extra deck non viene considerato evocazione sincro. Però comunque sia lo speciale dal cimitero, quindi già questo qua te riborna lui, che ti rifà scarto 1, rimbalzo 1. Lui è di livello 10, quindi magari se questo qua lo fai col nuovo Brionac, questo qui quando l'avversario entra tu fai rientrare lui e lo fai a modo interruzione. E poi vabbè, metti un mostro in difesa. Puoi utilizzare l'effetto di Lancea, il Dragonic Ancestor of the High Spirit Mountain, fino a due volte per turno. Ok, quindi fino a due volte per turno puoi specialà. Non mi pare una cosa molto fiacca. Poi, se questa carta scoperta, evocata sincro, sotto il controllo del possessore, lascia il terreno per colpa di una carta dell'avversario, può evocare specialmente un barriera di ghiaccio sincro al tuo extra deck. E questa viene considerata evocazione sincro, ve l'ho detto prima. Quindi questo è veramente forte. Questo è veramente forte perché fino a due volte per turno fa la special quando l'avversario speciala. Quindi se c'avete lui al cimitero nel momento giusto che l'avversario sta per fare che cazzo ne so, Link o qualcosa, evoca il secondo mostro, ribornate il Brionac nuovo, scarta, rimbalza. Poi, se questa carta lascia il terreno, può evocare un barriera di ghiaccio sincro, considerandolo evocazione sincro. Quindi puoi evocare lui che riparte ancora. Quindi questo qua sicuramente due per forza nell'extra. A me sta carta mi piace un botto. Ma raga, tranquilli, perché non possono salire le barriere di ghiaccio adesso, perché queste qui escono a novembre adesso, in Giappone. Cioè, noi ci abbiamo ancora praticamente le carte. Noi ci abbiamo ancora Valiant Smasher. Ci abbiamo ancora Agov. Poi Valiant Smasher. E poi Phantom Nightmare con Yubel e compagnia. Quindi ste carte, state tranquilli che le vedete tipo a fanculo. No, noi le vedremo a fanculo, le vedremo ste carte. Cioè, queste qua usciranno a aprile, quando ci sarà un altro meta. Quindi è inutile che ve le comprate adesso. Cioè, potete comprarvela adesso, sicuramente costano di meno. Però magari, non lo so, la gente adesso è impazzita perché l'ha visti e magari vanno a modulare i prezzi. Non li ho ancora visti i prezzi di barriera di ghiaccio, però comunque sia, era uscito lo structure deck, quanto vuoi che costa. Comunque, andiamo al prossimo. Georgius, Swordsman of the Ice Barrier. Bestia alata, livello 6, tuner 2000-1002.
Mentre controlli un altro mostro Ice Barrier, il tuo avversario non può attivare gli effetti dei mostri nel cimitero. Let's go! Ma cos'è questa carta? È Necrovalle praticamente. No, no, peggio, questo è Abitante dell'Abisso, che cazzo dico. Enorme. Cioè, mentre controlli un altro mostro Barriera di Ghiaccio, il tuo avversario non può attivare gli effetti dei mostri nel cimitero. Perché comunque sia, questo qui va a fare praticamente Abitante dell'Abisso per i mostri. Forte. Fortissimo, cioè è proprio forte sta carta. È proprio forte perché poi la puoi specialare di lui. Perché questo ti speciala da te. Cioè, capito un attimo, cioè tu metti sto coso in campo. Se non si viene in permanence o qualsiasi altra cosa, l'avversario speciala, in base a che speciala tu questo qua, cioè questo qua ti porta praticamente l'out da tutte le parti. Metti caso che stai contro un mazzo che usa il cimitero, tu speciali Georgius e non può più usare i mostri dal cimitero, forte. Puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti di Giorgio una sola volta per turno. Se controlli un mostro barriera di ghiaccio, puoi evocare specialmente il start della mano in difesa. Easy, proprio facilissimo. Se questa carta viene evocata a normal o special, quindi all'Aluber, puoi evocare specialmente un mostro livello 5 o inferiore dalla tua mano al cimitero. Quindi questo qua, già che è un tuner, te va a evocare un non tuner da mano al cimitero e già sincronizzi. Perché livello 6 evochi un livello 4, fai subito lui. Fortissimo. Poi questo qua, quando l'avversario evoca, rievochi lui. Incredibile. Se questo qui poi lascia il terreno, te porta quest'altro che scarti i rimbalzi. A me mi piace. Mirror Magic, Master of the Ice Barrier. Livello 2, acqua tuner. Questo qua è il mago fatto nuovo. Puoi tributare un altro mostro con effetto. Non puoi evocare specialmente mostri dell'extra deck, eccetto mostri acqua sincro. Alzo. Evoca specialmente fino a 3 mostri. No, fino a 3 Ice Barrier tokens. Quindi questo qua ti. No! Questo ti speciala 3 token. Acqua Water, livello 1. E se lo fai, aumenta il livello di questa carta per il numero. No, per lo stesso numero. Questo è tipo mare mare al contrario. Questa qui è mare mare al contrario. Cioè tu puoi speciale fino a 3 barriere di ghiaccio e questo si aumenta il livello per quelli che speciali. Quindi se tu li speciali 2 ti diventa livello 4, se li speciali 3 diventa livello 5. Però la cosa bella è che questo qua ti evoca i token. Ti evoca i token. Però ti locca in sincro acqua. Ma questo è enorme questo mostro. Cioè tributi un mostro con effetto, ti locchi in sincro acqua, speciali fino a 3 token e questo qua si abbassa, che questo qua si aumenta il livello dei token che speciali. Se questa carta viene mandata al cimitero, puoi aggiungere un mostro, no, puoi aggiungere una carta. Cioè, se questa carta viene mandata al cimitero, quindi viene mandata al cimitero, quindi shifter per forza bandito quando ci saranno ste carte, per forza, o sta uno o è bandito, per forza. Perché se fanno tutte ste carte che usano il cimitero, raga, lo stanno a D, shifter vola. Shifter vola, godo come un riccio. Quindi se questa carta viene mandata al cimitero, puoi aggiungere una delle tue carte Ice Barrier bandite o nel tuo deck alla tua mano. Quindi sì, probabilmente quando usciranno queste, shifter è per forza volato, perché queste qua, cioè queste qui usano il cimitero, questa usa il cimitero e poi escono i supporti Infernoid, per forza deve volare per forza. Prossima, Frozen Domain, Landing of the Ice Barrier. L'inverno sta arrivando. Il tuo avversario non può attivare carte o effetti in risposta all'attivazione delle tue barriere di ghiaccio, mostri. Se uno o più mostri sono evocati specialmente dall'extra deck, di qualsiasi persona, puoi ritornare un mostro Ice Barrier che controlli in mano o deck, quindi lo puoi rimbalzare nel deck. E se lo fai, piazza una carta sul campo o dal cimitero in cima al deck. Enorme. Quindi, quando vedi che l'avversario sta per speciale a qualcosa dall'extra, tu giri questa. Lui, che ne so, evoca special un mostro. Targetti un mostro barriera di ghiaccio che controlli. Cioè, rimbalzi. Cioè, quando l'avversario speciala dall'extra deck, rimbalzi un mostro barriera di ghiaccio che controlli nella mano nel deck e tu piazzi una carta dal terreno, dal cimitero in cima al deck. Quindi l'avversario deve speciale, cazzo ne so, il mostro che gli serve. Tu te rimbalzi in mano o nel mazzo
un mostro barriera ghiaccio, e tu gli ripigli quella carta e gliela rimetti sul deck. E lo puoi attivare una volta per turno. Una volta per turno, durante il land, rivela tre mostri barriera di ghiaccio con nomi diversi nel tuo extra deck o distruggi questa carta. Oh, fighissima questa cosa, strana, molto strana. Cioè, a fine turno gli fai vedere tre mostri sincro diversi. Carina, mi piace. Oh, regà, bei supporti barriera di ghiaccio, bei supporti. Poi, vabbè, Lancea, il Dragonic Ancestor of the High Spirit Mountain è qualcosa di enorme. Cioè, questo è veramente grosso. Comunque sì, molto forte barriera di ghiaccio e nuovi supporti. Mi piacciono tantissimo, perché funzionano bene e soprattutto utilizzano il cimitero. Poi, tra l'altro, questo blocca gli effetti dei mostri nel cimitero dell'Oppo. E quindi, secondo me, prima che escano questi, Shifter, bandito o A1, per forza. Probabilmente andrà A1 e ci sarà qualche matto che lo giocherà A1. Passiamo ai supporti Infernoid. Infernoid Evil. Evil. Noi siamo italiani e quindi leggo Evil. Allora, questo è fuoco, demone livello 1, 1100-1100. Livello 1 fortissimo. Due mostri Infernoid. Se questa carta viene evocata a fusione, puoi bandire un mostro Infernoid dal tuo cimitero. Milla mostri Infernoid con nomi diversi, l'uno dall'altro, dal tuo deck al cimitero, fino ad arrivare al livello del mostro bandito. Enorme! Fortissima! Devastante! Enorme! Veramente enorme sta carta, è proprio grossa. Se questa carta viene mandata al cimitero, come vi ho detto prima, quindi Shifter, se vediamo, è stato bello. No, scherzo, non è stato proprio per niente bello, è stato proprio una merda. Quindi se questa carta viene mandata al cimitero o bandita, puoi aggiungere un Void Spell Trap dal deck alla mano. Veramente figo. Forte. Andiamo a Infernoid Flood. Il Link 4 con 3000. Fortissimo fuoco, demone. Anche questo è fuoco pure. Tutti e due fuoco. Bellissimi. Due più mostri inclusi in Infernoid. Quindi già due più mostri. Livello due più mostri ed è coso 4. Rating 4. Forte, forte. Quando il tuo avversario vuole evocare specialmente un mostro, effetto rapido, puoi tributare un mostro, annulla l'evocazione e se lo fai, banna quel mostro. Enorme. 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 Cazzo, è tipo un solenne più forte. Se una o più carte sono bandite dal tuo cimitero, puoi bandire una carta sul campo. Enorme, enorme, questo coso è grosso. Questo coso è veramente grosso. Se questa carta è evocata Link sotto il controllo del possessore, lascia... No, viene distrutta da un effetto di una carta dell'Oppo, può evocare specialmente un mostro Infernoid dal tuo deck, ignorando le condizioni di evocazione. Raga, sta carta è fortissima. Enorme sta carta. Una volta per turno annulla evocazione dell'Oppo, evocazione speciale dell'Oppo, e lo banna, tributando un mostro. E poi se viene distrutta, inoltre se una o più carte vengono bandite dal nostro cimitero, bandisce una carta sul terreno. E poi se questa carta evocata Link viene distrutta dall'effetto di una carta dell'Oppo, possiamo evocare specialmente un Infernoid dal deck ignorando le condizioni. Raga, sta carta è forte, è veramente forte. Poi Infernoid Flood, veramente figo. Andiamo a vedere gli altri supporti. Void Blazap, magia normale. Rivela un mostro Infernoid o una carta magia Void nella tua mano, scarta la tua intera mano, poi pesca lo stesso numero di carte che hai scartato. Boh, enorme, distruggi carte d'archetipo. Distruggi carte d'archetipo praticamente. Se non controlli mostri o controlli solamente mostri demone, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, puoi bandire questa carta dal cimitero, targhetta fino a 11 dei tuoi mostri banditi Infernoid con nomi diversi e ritornali nel cimitero. Ritornali fino a 11. Non ho mai visto una carta con scritto up to 11. What the fuck, bro?
11 fino a 11. What the fuck, bro? E che gli dici? Fino a 11. Enorme. Enorme. C'è da farlo, Infernoide. Ah, Infernoide me lo compro a Natale. Mi fa un regalo da Natale e me lo compro Infernoide. Poi demoni. Che belli demoni. Adoro i demoni. Andiamo all'ultima carta, signori. Void Barrier. Appena un attimo pensavo che avevano fatto il coso, il crossover. Magia continua. I mostri Infernoid che controlli guadagnano 100 punti di attacco per ogni carta bandita Infernoid. Per ogni mostro Infernoid bandito. Se non controlli mostri o controlli solamente mostri demone, puoi attivare uno di questi effetti. Aggiungi uno dei mostri Infernoid banditi alla mano. Oppure evoca specialmente un mostro Infernoid dalla tua mano, ignorando le condizioni di evocazione. Fantastico. Questi sono i supporti giusti che vanno ad aggiustare quelle carte che c'avevano le condizioni del cazzo per essere evocati. E queste sono proprio, cioè questi sono proprio quei supporti giusti che danno un boost al mazzo e vanno praticamente a fixare il problema del mazzo vecchio, perché magari prima era normale, però ignorando le condizioni di evocazione puoi evocare chi cazzo ti pare. Veramente forte Infernoid, prossimo probabilmente meta contender futuro, non si sa cosa sto dicendo, ma probabilmente sì, perché cioè sto link enorme. Sto link enorme, quest'altra ti fa ritornare fino a 11 carte, cioè boh, va bene. Va bene. Signori, spero che vi sia piaciuta questa reaction incredibile tra barriera di ghiaccio, Infernoid e Void, incredibile. Veramente veramente let's go, veramente let's go, non ho altre parole da dire. Cioè enorme, questo link è veramente enorme. Poi un 3000.